Salve ragazzi, cari amici del web, eccomi qua, mi trovo nuovamente a Kuala Lumpur. In questo momento mi trovo nel mercato, un posto veramente d'eccezione. In questo posto vendono frutta esotica, carne, pesce, vendono di tutto quanto, chiaramente tutto secondo la più antica tradizione locale. Questo è un mercatino dove si incontrano personaggi importanti, esotici come questo. Adesso continuiamo il nostro giro. Vi mostro quanto di meglio può offrire questo posto. Posto interessantissimo, questo qui l'abbiamo già visto anche prima. Eccoci qua. Questi... Ecco, come potete vedere qui sembra di essere in Italia. Uguale all'Italia, proprio anche il metodo con cui vende la gente. Potete... Guardate, eccolo qua. Qui ne abbiamo uno. Ecco, guarda, questo è lo più. Questo è quello per il boss. Perché il boss? No, si è spaventato. Ma sono contentissimo qua. Like Italy. Ok. Continuiamo il nostro giro. Gimme five. Ok. Ciao. Ecco, qui dentro ci sono i rattazzi qua, è pieno di ratti, bisogna stare attenti, ogni tanto ne ho visto saltare fuori qualcuno, cerchiamo di passare senza farci, cioè adesso non so se saltano anche addosso a Zannino, camminano i ratti, camminano su queste cose qua. Ciao, I make a reportage, ok. Continuiamo il nostro report, qua siamo entrati nella zona proibita. Ecco, c'è anche qualche gatto, non ci sono solamente i rattazzi. Continuiamo il nostro giro, andiamo avanti. Qui stiamo passando dietro le quinte, siamo arrivati qui, torniamo nella zona principale, il mercato del pesce. Eccoci qua, il bellissimo mercato del pesce. Sardine. Le sardine qua hanno le... sono belle grasse le sardine. Sardine. Le alici, il pesce piatto. Qui hanno le frattaglie, chiaramente. Qui è tutto circondato da ratti enormi. Qui abbiamo filettini di pesce e continuiamo il nostro giro esplorativo. Banco verdura, banco carne, banco frattaglie. Ah, vendono, avete visto, ci sono anche i topi morti. Qui c'è l'etnia vietnamita che quando salta fuori qualche topo, che escono fuori questi rattazzi dai tombini, con un bastone, pa! Li seccano e poi li spellano e li mettono in vendita. Ecco qui abbiamo i famosissimi pesci gatto, qui sono pesci gatto freschissimi, ancora vivi, li tengono in vita, gli fanno la respirazione bocca a bocca, li tengono in vita in maniera artificiosa, così sono più buoni. Il nostro giro continua, ogni tanto il mio occhio cattura qualche rattazzo. Qui continuiamo, qui abbiamo le leccornie del mare, qui abbiamo i polpi, i gamberetti, qui sono molto strani perché hanno un colore, sono un po' pallidi, andiamo avanti, i famosissimi polli, questi qui sono polli di gomma, polli alla fantozzi, frattaglie, topi morti, andiamo avanti, eccoci qua. Sicuramente questo è uno dei posti più interessanti, più caratteristici e rende emozione. Qui sicuramente non arrivano qua i turisti a visitare il loro entroterra, non si vanno ad amalgamare nel cercare di capire come vivono loro. Io invece, siccome sono abituato ad andare in fondo nelle cose, sto viaggiando anche per riuscire a capire esattamente come si sviluppa il posto. Qui abbiamo delle melanzane a forma di serpente, molto lunghe, abbiamo diverse cose, gli ortaggi, insalatine, banane stranissime, e andiamo avanti. Eccoci qua, il nostro tuffo all'interno del mercato è finito qui, ok?
cari ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Io continuerò a farvi vedere gli angoli più particolari e insoliti in questo interessantissimo reportage sulla Malesia, perché la Malesia è un paese bellissimo, merita veramente tanto, e continueremo ad andare ad esplorare e a capire tutto quanto c'è di veramente interessante e sincero, perché questo è un posto che sa offrire veramente tantissime emozioni. Ok ragazzi, alla prossima!